un grande calore sempre Milano la coglie. Splendido, ma quello è che è importante, l'esecuzione è davvero splendida. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, tifosi le genti che passeranno, mi diranno che e stanno passando man mano i punti vendita da Auchan a Conad. Alcuni punti vendita non potranno passare perché l'antitrust non dà l'ok. E quindi noi ci ritroviamo, siamo in 600 con famiglie. Figli. Questi di Rozzano, poi più in generale sono 6.000 gli esuberi, mi pare. Sì, più in generale sono 6.000. No, questa è una sera di festa, è quasi Natale. No, il paese non è... Si è visto ieri proprio dalle inchieste che sono uscite, eccetera, è un paese sfiduciato e stanco, ci sono tanti giovani che hanno buone cose da dire, buone cose da portare, poi a Milano ci saranno le Olimpiadi, lasciatelo dire a me che sono un'esperta del ramo, sarà grande entusiasmo. È un cappello di Ascot. Qua fuori c'è di tutto, le gabbie si sono aperte come ogni 7 dicembre, quest'anno forse un po' più del solito. Questi paralumi bellissimi, queste mongolfiere che volano dappertutto, parure finte, e questo va bene, ci sta, coroncine sulla testa, e boh, insomma, c'è un po' di tutto. C'è qualche signore elegante, c'è le signore milanesi che vengono qua nel Tempio della Musica e sanno come vestirsi, ci sono però in minoranza, le altre... Insomma, tira fuori il libro brutto e tiro fuori una tosca. Una tosca. Mettilo sul palcoscenico, tira fuori il libro brutto. Già, col sottosegretario Scalfarotto. Buonasera. Lui gioca in casa ormai, è milanese quasi. Penso che venire alla Scala in maniera elegante e non sportiva è un segno di rispetto per la Scala. Well, there are many things happening in Italy now. I mean, tonight Tosca is happening in Italy now. The sardines are happening in Italy now. The showing the Tosca in 55 different places are having. And as far as what is happening politically, we're all struggling. Come sta Alfano? Che gliene è parsa di questa Tosca? Splendido veramente fin qui. Ma non dubito proseguirà così. Senta, ma le manca la politica? Non basta. Le manca la politica? Basta, solo questo. Sai che sta facendo adesso? Abbiamo un po' perso di vista. Di cosa si occupa? È contenta che Angelina non faccia più politica? Vabbè, prima fargli fare... È contenta? Come sta? La soprano che è meravigliosa, veramente fantastica. Che abito è questo? È un Amen Couture. Vi posso chiedere cosa? Fantastico, molto meglio di quanto mi aspettassi. È la prima volta che vengo alla Scala. Molto magari bello. Ti ispira una canzone rap sulla Scala, sulla musica lì? Non credo, però è molto interessante. Perché è pieno di passione, no? La lirica mette l'accento sulle passioni, quindi è bellissimo perché è molto maestoso. Beh, è grandiosa, però l'orchestra è fantastica. Abdallah Al-Shamsi, il console generale degli Emirati Arabi Uniti a Milano. Voglio lavorare, appoggiata da loro che vengono a comprare anche, no? E poi magari investiranno anche. La battuta è che alla fine lei si butta. 25 anni fa sono stati tagliati il 33% dei soldi alla cultura ed è un peccato straordinario perché noi senza cultura perdiamo memoria storica, quindi identità e quindi futuro. Viva l'Italia! La RAI da sempre difende la cultura, fa parte della nostra missione, nel nostro statuto noi la difendiamo. Sta bene, è ben seduto nella sua poltrona, stanno cercando di scalzarla. La poltrona è comodissima, per cui non la so. Non si sposta. Venga. La vostra poltrona è ambita in questo momento, stanno cercando di sfilarvela da tutti i lati e voi però la tenete ben stretta, siete ben saldi. Beh, le poltrone vanno e vengono, l'importante sono le idee, se resta qualcosa quello è importante. It's wonderful, it's very beautiful, I'm so impressed really. Com'è stato? Bellissimo, bellissimo, tutto bello, tutto straordinario.